rappresentano il cuore femminile della Sardegna, una terra che custodisce la sua identità primigenia, adattandosi ed evolvendosi, ma rimanendo uguale a se stessa, in quei valori di granito cangiante, in quel sentire che è viscere e sangue, in quell'esistere che la conduce tra sabbia e mirto nel suo futuro screziato, ancorandola con tenacia romantica e coraggio incalcolabile al suo femminile passato. E i documenti di battesimo presentano Lucia come figlia legittima del nobile Don Francesco dell'Itala Tedde e di Donna Iana Giovanna Maria Tedde, ma non esistono testimonianze certe sulla sua morte né sulla sua tomba. La famiglia aveva ottenuto il cavalierato nel 1636 e la nobiltà nel 1641. Si sa che erano ricchissimi, grazie ad attività non sempre lecite, come il contrabbando e il brigantaggio. Alcuni membri parteciparono ai moti del 1720 contro i Savoia, mentre altri si trasferirono stabilmente in Corsica. La casata si estinse nel XX secolo. Lucia ebbe un'infanzia protetta in un ambiente affettuoso e sereno, mentre il paese natale era insanguinato dalla rivalità tra i Tedde e i dell'Itala, divenuta una vera e propria faida. Si racconta che fin da bambina avesse un carattere ribelle e usasse spesso come arma le sue piccole forbici da ricamo contro le ragazze della parte avversa, ma soprattutto contro le donne che parteggiavano per i Savoia. Con le forbicine usate in chiesa, a un ballo, durante una cerimonia pubblica, si potevano tagliare gli abiti, i nastri, i pizzi delle avversarie, causando pochi danni ma grande imbarazzo per le malcapitate, cui magari cadeva la gonna per strada. Il marchese Carlo Amedeo Battista di San Martino d'Aglié e di Rivarolo, viceré di Sardegna, la descrive invece, senza averla mai vista, dotata di due mustacchi da granatiere e usa le armi e il cavallo come un gendarme. Pare che fosse solita indossare una maschera quando voleva nascondere la sua identità e quando, ormai adulta, utilizzava lo schioppo ad arcione con innesco a pietra focaia oppure lo stocco più leggero della spada mentre percorreva la gallura con il suo amato cavallo Trono. Per contrastare il banditismo, il viceré aveva inventato metodi violenti e fantasiosi, anche se poco efficaci. Aveva infatti creato un corpo militare itinerante, a cui si univano giudici e una forca sempre pronta per mettere in atto spietate condanne. Aveva poi utilizzato l'importazione di continentali per popolare vaste aree totalmente disabitate, in modo da renderle meglio controllabili e meno selvagge. Ebbe l'idea di sopprimere l'Università di Sassari e cercò in ogni modo di cancellare negli abiti, nelle usanze e persino nell'architettura le tradizioni spagnole, radicate in 4 secoli di dominazione. Certo è che in Sardegna nel Settecento il governo piemontese appariva altrettanto straniero e ancora più avido, e i banditi molto spesso si ammantavano di un'aura da liberatori e difensori dei diritti. Lucia, incoraggiata dal padre, fece propria questa battaglia e cominciò a servirsi di uomini armati al suo servizio per assalire le truppe sabaude, specie quando si trovavano isolate in zone a loro poco familiari. Lucia ebbe un valido amico e alleato nel bandito Giovanni Fais, che si era dato alla macchia con la moglie Chiara Unali e la figlioletta Mattea. Un fatto di particolare rilievo fu l'assalto ai soldati del distaccamento di Ozieri, che finì in una vera e propria strage. Il viceré, che inventò un altro provvedimento curioso, ovvero l'obbligo per gli uomini di non portare la barba, arrestò Francesco dell'Itala e prima di procedere contro Lucia la invitò a Cagliari nel suo palazzo.
Dopo un breve e provvisorio arresto, la donna fu libera, a condizione che non proseguisse le sue imprese contro il governo. Per Lucia questa fu quasi una provocazione. Cominciò davvero a fare la vita della bandita, con un certo agio però, perché veniva ospitata, grazie alla sua casata nobilissima, in palazzi signorili ben protetti. Un altro episodio che si tramanda è l'assalto a Montesanto a una compagnia di dragoni che portavano con sé prigionieri e denaro. Questo massacro fece tanto scalpore che addirittura il gesuita padre Vassallo riunì a Nulvi i capi delle due fazioni, Giovanni Tedde e Antonio dell'Itala, per stipulare una pace duratura, almeno fra loro. Da allora Lucia maturò sempre più la convinzione di combattere per una giusta causa, da patriota, contro gli invasori, ma il commissario governativo fece arrestare molti suoi seguaci che finirono impiccati o torturati, con la lingua strappata. Anche l'amico Fais rischiò di essere catturato in un epico scontro che vide cadere al suolo 200 uomini fra soldati e banditi. Lucia, in modo avventuroso e romanzesco, riuscì ad arrivare in tempo con un manipolo di fedelissimi e a portare al sicuro Fais con Chiara e Matteo. Fais però non rimase a lungo nascosto e si gettò di nuovo nelle imprese, pensando di essere protetto dai pastori su montagne impenetrabili. Fu invece intercettato e sarebbe stato di nuovo arrestato se non fosse stato ancora una volta per l'aiuto di Lucia, che si racconta arrivò sul suo cavallo Trono indossando un mantello rosso, la maschera sul volto e l'elmo di cuoio. Fais con la famiglia fu fatto fuggire in Corsica, dove rimase 15 anni. Al ritorno era convinto che il suo passato fosse stato dimenticato e riprese con i sequestri, ma fu catturato e impiccato a Sassari nel 1774. Il suo corpo fu smembrato e disperso perché non ne rimanesse alcuna memoria. Lucia, nel frattempo, non si sa se fosse ancora in vita, vista la mancanza di un atto di morte. Certo è che non finì di stupire con il suo testamento, lasciando 10.000 lire in favore del collegio dei gesuiti di Ozieri. Quando l'ordine fu soppresso, il parroco di Chiaramonti fece buon uso del denaro, tanto che molti anni dopo poté essere costruita una nuova parrocchiale. Altri fondi furono generosamente lasciati alla chiesa, a testimonianza di una devozione, certo, molto particolare, di una donna spietata e senza paura, il cui nome è divenuto leggendario in Sardegna. Secondo alcune fonti, sarebbe morta tra il 1755 e il 1767, secondo altre nel 1760. Non ci sono lapidi né ricordi nel cimitero di Nulvi e nella chiesa di Sant'Antonio Abate, divenuta nel tempo una sorta di tomba di famiglia. Qualcuno avanza l'ipotesi di un assassinio avvenuto a Chiaramonti, dove si sarebbe nascosta e sarebbe stata sorpresa da un incendio nel sonno, mentre era abbracciata nel letto ad un uomo. Si dicono un sacco di cose su questa donna Lucia. Avrà avuto i suoi difetti, ma era anche molto religiosa e benefattrice della Chiesa. Si raccontano episodi che non stanno né in cielo né in terra, e se ne parla come se tutti l'avessero conosciuta di persone. Come la favola secondo cui lei, che amava i suoi cavalli come fratelli, un giorno avrebbe fatto uccidere un asino che aveva osato sfiorarla durante una passeggiata. C'è chi addirittura dice che donna Lucia Tedde e donna Lucia dell'Itala non fossero la stessa persona. Contraddicono autorevolmente questa tesi i registri parrocchiali, dove vengono usati indifferentemente i nomi di donna Lucia Tedde dell'Itala e donna Lucia dell'Itala Tedde, e quindi inesatta l'ipotesi che donna Lucia dell'Itala, la quale non prese parte alla pace del 738,
ma fuggì in Corsica con uno dei suoi mitici cavalli, fosse di Nulvi e che invece donna Lucia Tedde, autrice dell'Ascito ai Gesuiti d'Ozeri, fosse di Chiaramonti. L'ipotesi più attendibile, insomma, è che donna Lucia dell'Itala Tedde fosse quell'unica banditessa e guerriera che quando morì, nubile e ricchissima, lasciò quasi tutto il suo patrimonio alle chiese di Chiaramonti. In ogni caso, non aveva baffi, aveva dei modi gentili e raffinati, era alta e molto bella. A Nulvi, Via dell'Itala si slarga a un tratto in una piazzetta, un piccolo salotto addobbato secondo il gusto frettoloso del nostro tempo. Sulla sinistra, nell'angolo dove la piazza si restringe ancora per diventare via, un grande palazzo dimesso, di cui, sotto anonime mani di calce biancastra che lo affratellano alle case contigue, si potrebbe immaginare le linee sontuose di un'epoca cancellata.